alla meta e poi la butti così, per cui fa veramente male. Infatti, questo è un aspetto che un po' mi preoccupa, ecco, per il team di Spara, perché per quanto le squadre, come sempre la BCS garantisce che le squadre siano sempre equilibratissime, questo è un prerequisito, una caratteristica del torneo. Magari l'effetto, no, mental di questo game può incidere molto sulle performance dei giocatori, perché perdere i game così è molto stressante. Magari un conto è venire stompati, resettare in fretta, andare al prossimo, un conto è perdere così, Fragola, fa male dentro, sai ecco. come si resetta un mental? Lo Come sai si come si. resetta? Come si resetta? Basta il calore del pubblico. Allora Calore lo del facciamo un grosso pubblico. applauso al team di Sparapoca che ha Facciamolo, fatto una signora facciamolo. partita. Gli vogliamo dare la forza per questo prossimo game. Game che sta per iniziare, ragazzi. Arriva, arriva. Però diamogli un attimino di tempo, si stanno No. ancora organizzando. Devo resettare il famoso Il mental, no? mental va resettato, Sì, giustamente. assolutamente, è duro, è duro, è duro. Chissà se opteranno per la stessa strategia, anche perché alla fine la draft, devo dire, nel complesso mi sembrava molto molto valida quella del team di Spara. Una draft che comunque scala, con tanto utility, ma ora lo andremo a vedere perché siamo finalmente in Champions Select. Ed eccoci qua, iniziamo con il team di Sparapoke che essendo Blueside ha il primo pick e quindi può allocare quel Vladimir Bravo. per Minutes, ma prima di fare questo vanno i ban, Nico rimossa. Nico rimossa, Nico champion fastidioso. Forse, vabbè, nell'ultimo game magari Kree è stato fastidioso anche per la propria squadra, a tratti, forse un po' una talpa, mi permetto di dire. Ma comunque la possibilità di trasformarsi in Minion, andare a gankare altre lane, Kree uno che roma, per cui non sai mai dove si trova, sicuramente è un ban. Paolo chiede di trollare e Tarqui più di questo che deve Di questo, fare? voglio dire, sì, effettivamente. Poi la rende veramente troppo palese, per cui speriamo si comporti allo stesso modo. Vediamo un pochettino se sarà lui o magari un'altra talpa, talpa Ian, talpa Ceresio, non saprei chi potrebbe essere. Secondo ban, quello di Olaf. Effettivamente la protezione di Yone non garantisce il pick di Yone, quindi decidono di bannare comunque Olaf, uno dei campioni migliori di Dara. Pericoloso, perché comunque l'immunità e crowd control sicuramente è una bella rogna. Assolutamente, bannata Soraka, rimossa Soraka. Te l'ho detto che prima l'Erendis ha fatto il suo, a parte il silence, veramente una piaga da gestire nei È fight, è uno quello. strumento veramente che crea disastri. Ma più che altro contro Yone. Sì. Noi sappiamo che andrà a prendere Yone e quindi abbiamo visto quanto fosse fastidioso. Lo diceva anche sul palco, no? Ne Certo. parlava dei Dara, quanto sia fastidioso quel silence per Yone. Per qualsiasi campione che abbia un dash con distanza fissa, Sì, ok? certo. No, Yone veramente ne soffre molto, quindi giustificato il ban di Soraka. Comunque ha fatto un'ottima performance in generale con Soraka, quindi non solo il silence, ma sicuramente anche il resto. Ban di Kled, abbastanza inaspettato per quanto. Anche nella prima partita l'hanno fatto, lo vogliono togliere da Kyrenis, hanno paura che effettivamente possa Paura essere de bannato. Dara? Capiamo. No, non più, è che è fastidioso, è davvero difficile da uccidere, Va no? bene, va bene, va bene, te lo concedo. Poi l'healing reduction, sì, sicuramente una lane phase forte, un campione che in generale puoi voler levare. D'altra Diciamo che il parte. trade pattern di Yone vuole fare trade prolungati in quei trade di quei 5-7 secondi. Kled è davvero fortissimo perché Caspita. ogni volta che ha la W up, se provi a fare un trade, sei morto. Sì, assolutamente. Quindi ragionevole il ban. Viene ovviamente bloccato il Vladimir, il miglior pick di Minutes. Per cui non serve, immagino, commentarlo. Campione che scala, una lane phase non particolarmente forte, ma una volta presi gli oggetti, poi fa il bel cattivo tempo. Secondo pick per i team di Deidara, ultimi 7 secondi. Seraphine? 5, Beh, 4. Seraphine l'abbiamo già vista probabilmente giocata nelle mani di Ceresio, penso. Non vorrei dire sciocchezze, ma credo sia uno dei pick che ha già giocato in torneo. La combinazione Mokai-Seraphine già inizia a piacerci perché sono, a differenza di prima, tanti crowd control facili da mandare a segno, perché una volta che viene bloccato un target è facile far rimbalzare ulti Seraphine su un compagno direttamente sugli avversari, quindi tanti crowd control, tanto potenziale teamfight. Questa draft già mi fa più paura di quelle di prima, onestamente, perché prima trovavo parecchi difetti, poi magari era una preferenza mia, ma mi sembrava che fosse una draft orientata allo scaling, che però comunque perdeva late game rispetto alla squadra avversaria, Ci quindi sta. no, non mi convinceva appieno. Dall'altra parte, ancora una volta l'Ashe per Spawn, l'ha giocata in maniera eccellente, Caspita. ormai è diventato quasi one trick in questo di Veramente, sì, BCS, no? Gli veramente. fanno Io giocare solo Ashe, gli fanno mi giocare. ricordavo la Semi Sportune, invece non abbiamo avuto No. il piacere di vederla, però con Ashe veramente è diventato Non è un vero, non è fenomeno. vero. Come detto, gioca anche tanti altri campioni, l'abbiamo visto con Samira fare Faville e Vero. Scintille. Vero, vero, mi ero dimenticato della sua Samira, della sua performance durante il torneo. Xante, locato dal buon Kyrenis. Vabbè, Xante campione
a tutto tondo, va benissimo per lui, va benissimo per gestire Allen Face, weak side, non weak side, fa tutto. Quindi e va. Guarda, ti dirò, avendolo sentito nei giorni precedenti, lui diceva che non si sentiva così tanto confident con Xante, eppure è immagina, molto bene. Immagina. Sì, sì, vabbè, ha sofferto giustamente comunque, Deidara è un signor top laner, quindi... Uno, due, l'abbiamo visto, sì, è stato anche preso di mira, cioè. Certo, quindi... Quello non ha aiutato, chiaramente. D'altra parte, l'occata Sivir, campione... Però questo significa che la Seraphine non sarà una Seraphine AD carry, come supponevo inizialmente. Potrebbe essere appunto nelle mani una Seraphine nelle mani di Ian o nelle mani di Kree. Vediamo un pochettino. Comunque, anche Sivir, ulti da teamfight, ulti da utility. Veramente un teamfight spaventoso, d'altra parte. Ulti di Sivir, ulti di Seraphine, ulti di Makai, tutti strumenti che rendono molto facile il teamfight. C'era una composizione che intorno alla Season 9 andava molto forte, che era Sivir and Friends. Sivir e 4 ciccioni con Engage, che ti correvano addosso nel momento in cui Sivir schiacciava R. In particolare, in questo caso, c'è già Seraphine, che è un altro strumento di Engage, quindi non serve, ma rimane che Maokai con Sivir sono davvero due migliori amici, perché con la velocità di movimento, una volta che entri in range della W di Maokai, non scappi, non puoi scappare. No. Poi scappare, schiaccia W e sei finito. Quindi funziona davvero molto bene, stiamo attenti. La giungla, d'altro canto, è altrettanto importante. Perché? Perché i jungle sono quelli che, diciamo, fanno la differenza e permettono a questi campioni, come quelli del team di Sparapou, di raggiungere quei picchi che sono necessari. Il livello 6 per Xante, il livello 9 per Vladimir. Capiamo. Il primo oggetto per... Capiamo, Ashe. Sarebbe divertente se questo fosse effettivamente l'Ashe supporto di Alerenis. No, però la combinazione Ashe-Samira non credo sia ottimale. No, per qui, no. Beh, penso più un bait. Livello 6. Neanche, no? Non mi convince, non mi convince. Invece il Graze di Spara mi convince decisamente di più. Campione molto forte nel meta attuale. Campione che può invadere la giungla avversaria, che vuole invadere la giungla avversaria. Forte in tutte le fasi di gioco, per cui questo mi sembra un pick decisamente più valido di quelli di prima. E lockato intanto anche Ashe. E volevo dire Janna, non so perché ho detto Ashe in combinazione con Ashe, appunto. E chissà se questa sarà la Janna ragazza madre o la Janna zanzara. Ci sono tante Janne. Ce ne sono tante. Però penso che Alerendi sia il suo migliore campione, no? Sì. Per quanto con Saraka abbia performato bene, sono curioso di vederla con Janna. D'altra parte, Kree, avendo il counter pick, ne può approfittare. E a proposito di teamfight, va a lockare un buon Amumu, che sicuramente in teamfight brilla. La situazione si fa difficile da gestire, ma non impossibile, perché comunque Vladimir, la pull ce l'ha, il flash, il ghost, strumenti di escape ce l'ha, Xantra al suo modo, l'unstoppable e tanti altri, per cui comp molto diverse fra loro, però vediamo. Il problema ovviamente del team di Sparapou è cercare di gestire quello che è lo spacing del team di Deidara, è praticamente impossibile evitare che non ti corrano addosso. Sivir più engage, sono quattro strumenti di engage, come dicevamo, in questo caso ti rendono letteralmente impossibile evitare il combattimento, evitare che i nemici ti raggiungano e siano all'interno del tuo spazio vitale. E quindi dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo campioni che cercano e godono del fatto di essere in mezzo alla baraonda, abbiamo Xante, abbiamo anche Graves, ha piacere ad avere nemici vicini. Certo. Vladimir funziona benissimo sotto questo punto di vista, ovviamente i punti deboli sotto questo punto di vista sono Ashe e Janna. Certo. Janna ancora se la cava, la Suprema aiuta tantissimo. Ashe tirerà il freccione e morirà, ma capiamo. Il resto del team, il miracolo di spawn, vediamo. Il resto del team e gli altri tre personaggi, Vladimir, Graves e Xante, riusciranno a sfruttare al massimo questo tentativo di engage da parte di Deidara e a ribaltare le cose? Scopriamolo insieme. Vediamo. Siamo finalmente in game per il secondo game di questa finalissima. Ok, allora ci siamo finalmente. Allora, standard start, nessuno vuole giustamente rischiare, no? Questo livello 1. Io quello che proponevo, adesso sembro di parte, però mi aspetterei magari un'aggressione di Spara anche a livello 1, perché secondo me il livello 1 può essere un elemento pericolosissimo, andare a invadere un Matteo HS che magari potrebbe un attimino panicare con un invade. E lo sentiamo anche da noi, il chant per i ragazzi all'interno dell'Ana degli Evocatori, il pubblico, voi ragazzi dal vivo. Vi sentiamo e speriamo che questo calore vada a scaldare quelle che sono gli animi dei giocatori. Esatto. Sì, vediamo. Ok. Allora, Amumu che va
aiutare un attimino il buon Matteo HS che decide di startare bozze. Giustamente Ceresio, Sivir, con la sua Sivir vuole effettivamente scalare. Mi aspetto di vedere questa Mu che sarà un po'... Vabbè, Kree lo conosciamo, quindi sarà... andrà a vagare per la landa. Oh yeah. D'altra parte Graves invece start singolare, start ai golem, mi sembra di vedere, non credo di averlo mai visto. Ah no, start a Red, sta semplicemente kaitando dalla minimap, mi sembrava un attimino insolito come scelta. Invece eccolo, vedi, spara che sta andando subito a invadere quello che è il Maokai. Vediamo se riuscirà a trovare la kill, rubare il campetto perché potrebbe essere fondamentale. Matteo senza smite, oh. Arriva a spara che anche lui però senza smite, vediamo se riuscirà a cercare la kill o il campo. Matteo ruba il campo, flash via, se ne va. Abbastanza contento, devo dire, perché comunque è riuscito a ottenere il campetto importantissimo. Okay. Vediamo Kree, perché attenzione, sta arrivando a dare man forte al proprio compagno di squadra. Spara subito, si gira. Adiene Matteo HS, flash quello che lo stordimento. La parte di Mumu andrà a prendere il first blood. Bravissimo, spara però in difficoltà. Arriva anche Ceresta a dare una mano. Arriva alle Rendis, livello 2 da parte sua. Quindi Ial per salvare il proprio compagno di squadra. Basterà, manca lo shield. Però il tornado butta in area la Sivir, che non riesce a proseguire l'inseguimento. Questa volta sarà Spawn invece a inseguire l'avversario. Vedremo se riuscirà a trovare una kill su Kree. Non ci riuscirà. Bravissimo, spara, come ti dicevo, aggressivo nelle prime fasi di gioco, andando a punire quello che Matteo HS, privo di difese, con un Maokai che non ha ancora costruito armature e resistenze, prendendosi un first blood. E qua ci chiedevamo il ruolo di Janna all'interno di questa corsia, se dovesse essere a protezione di Ashe o che altro. No, serviva per applicare pressione fin da livello 1, ottenere il vantaggio e riuscire ad aiutare un'invasione programmata, calcolata in questo caso al millimetro. Bravissimi il team di Sparapau a, diciamo, pianificare quello che sono i primi 2 minuti di partita ed effettivamente riuscire a guadagnare vantaggio da questo. Vediamo, vediamo, effettivamente la priorità di corsia è un elemento fondamentale, lo sappiamo benissimo. Bravissimo Spara a sfruttarla, bravo anche Spawn alle Rendis, giustamente a sfruttare il fatto che Kree con il suo livello 1 non è che può fare moltissimo se non subire giustamente il range degli avversari, e quindi soffre un pochettino. Poi adesso Spawn alle Rendis vanno forti anche del fatto che sanno che Maokai è nella quadrante superiore di giungla, costretto a dover clearare quelli che sono i campetti rimanenti, quindi possono giocare aggressivi in maniera piuttosto serena, no? Anche perché Kree ha comunque investito anche l'Ignite, quindi non è più così una minaccia senza l'ustione, penso, per una Janna e una Ashe. Intanto vediamo un pochettino, perché a proposito di Kree arriva l'ingaggio. Spawn cerca di scappare via, ci riesce senza troppe difficoltà, si potrebbe addirittura girare Ceresio che esagera un pochettino, infatti subisce un bel quantitativo di danno. Intanto Spawn va a tirare quello che è il freccione per andare appunto a spottare il jungler avversario. Nulla di fatto in bot, Spawn ancora flash up, lens up, quindi vive bene. E questa è una corsia molto diversa da quella di prima. Prima vedevamo scambi che non portavano praticamente a nulla, i due campioni di supporto continuare a girare per la mappa. In questo caso la presenza di una Mumu forza, può forzare quello che è un engage, uno scontro tra le due bot lane, e quindi attenzione perché potrebbe voler ingaggiare. Spara, va Lenga ancora in corso di però, Kirenis aggressivo su Dedara, buono il danno su quest'ultimo, vedremo se riuscirà a trovare il flash, lo slow da parte di Graves, non trova il knockup perché flash a Dedara, si porta in salvo Matteo. Attenzione perché qui rischia di ingaggiare nel 2 contro 1, infatti lo sa, realizza questa cosa, torna indietro sui propri passi e qui si limiteranno a far schiantare la wave. Kirenis quindi reagirà contento, flash di vantaggio per Kirenis, importante, start differente da quello di prima. Nidara in questo caso paura, nonostante la fine della corsa non l'avrebbe colpito, il flash viene utilizzato per riposizionarsi nel caso questa fosse andata a segno, sarebbe ovviamente morto. L'intervento da parte di Matteo HS in questo caso è semplicemente aiuta ad alleviare la pressione da parte del team di Sparapau. In questo momento 24 minion a 24, entrambi i jungler sono, diciamo, lo stesso livello di farm, ma l'impatto sulla mappa è stato radicalmente diverso. Attenzione Kree, trova Spawn, forse fuori posizione, c'è ancora il cleanse, dodge sereno senza nemmeno investire appunto una risorsa, una summoner spell, quindi bot lane tranquilla. Sono un po' sorpreso nel vedere questo primo item da parte di Maokai, non so se è stato un consiglio di Kree, ma mi sorprende vedere questo pezzo di morello, questo Oblivion Orb, come si chiama, costruito dal buon Maokai, ma scelta forse opinabile. Vediamo un pochettino se è stata una scelta, poi capiremo, di Matteo stesso o del buon Kree. Intanto buoni scambi in corsia superiore, spara che si affaccia in lane senza preoccuparsi troppo di essere visto, vuole semplicemente probabilmente andare a prendere lo scatto e invadere la giungla, quindi non si fa troppi problemi a farsi spottare dagli avversari. Poi ovviamente la pressione psicologica, sì, io sono qua. Non ci puoi fare niente, vieni a contestarmi. Infatti Maokai, come vedete, cerca di levarsi di torno, va un po' troppo in là Matteo, no? I lupi si vogliono tornare a casa poi.
balzo, poverino. Nella classe centrale l'adattamento di Seraphine è assolutamente interessante, perché è uno di quei campioni, un po' come Lux, no? Che early game può la stittare gli autoattacchi, però è un attimino di difficoltà. Ma basta che raggiunga livello 9 e può tranquillamente pulire le wave alle ondate di servitori con molta facilità, andando a nullificare quella che è la pressione che da livello 9 in poi Vladimir dovrebbe applicare. Sì. Intanto scambi in corsia superiore, attenzione perché Kree potrebbe esagerare un pochettino, viene buttato in aria da parte di Alrendis, vediamo se proseguirà l'inseguimento, arriva lo slow da parte di Spawn Costante, infatti costretto a flashare Kree in questo momento che un pochettino esagera, anche se in realtà mi sento dire stava facendo quasi bene perché Spawn aveva ritardato, no, con questo recall, era un attimino in difficoltà perché deve recollare un po' di tempo, non ci sta riuscendo, quindi Kree voleva appunto mettere pressione, costringerlo a restare, però costretto appunto ad utilizzare il flash, esagera un pochettino e intanto spara subito, ne approfitta, la Pryo botta, la Pryo mid, va giustamente a invadere il Mokai conoscendo benissimo il tempo di rispondere del suo campo, va a rubarsi un importante blue buff. Qui secondo me bisogna iniziare a pensare a questi draghetti, infatti forse spara, si porta nei paraggi, ma no, semplicemente salterà il muretto per andare a prendere il suo red buff. Comunque dicevo che staccare questi draghi potrebbe essere fondamentale, perché con una squadra che scala così bene, con Vladimir, Ashe, Graves, Xante, la stessa Janna, aumentare, no, potenziare questo scaling, andare un pochettino a staccare i draghi, sicuramente una win condition extra che prima non hanno avuto, infatti erano un po' in difficoltà. Allo stesso tempo ti propongo un'altra lettura: se il nostro obiettivo è solo scalare, di rischiare per ottenere dei potenziamenti late game che non ci sono neanche necessari, ma ci potrebbero essere comunque utili, è davvero necessario? In realtà no, in questo caso optano di non rischiare, a meno che non riescano a ottenere un vantaggio importante e che questo ci permette di ottenere il drago. Il drago viene lasciato lì, viene giusto controllato una volta ogni tanto. La partita sta arrivando a un momento fondamentale, quello in cui i jungler ottengono il livello 6, in cui le bot lane ottengono il livello 6. Tra un minuto e mezzo, due, arriveremo lì. E in quel momento potrebbero uscire. Attenzione in topside, arriva l'ingaggio da parte di Kirani, stand di Dara, la ultimate su quest'ultimo, arriva anche l'Arendis, sta Darman forte, Dara senza flash, umiliato, potrebbe essere il diavolo, ma no, trova l'escape, arriva il flash da parte di Janna, non connette per via della spell di Ione, ma deve comunque tornare indietro, quindi sarà spacciato, cadrà prima Matteo grazie a una buona ulti e il flash da parte di Spara, doppia uccisione per Spara, importantissimo, questo sarà anche Herald per la squadra del team Spara, che non si lascia intimorire da quello che è il primo game, il mental sembra on point, bravissimi. Hanno il vantaggio e sanno come usarlo. Kireni senza alcun problema davanti a due persone si fa avanti perché ne ha due dietro di lui. In questo caso la risposta da parte del team di Deidara non basta. Nonostante sapessero ciò che stava per accadere non riescono ad evitarlo. E quindi il team di Sparapau ottiene due uccisioni. Deidara doveva essere lasciato morire, Matteo si sacrifica per questo e non bloccano neanche quello che è il messaggero della landa. Full house per il team di Sparapau che in questo momento è in vantaggio, interrompono il recall, l'ultimo secondo della ward gli permette di fare questo, un granchio in aggiunta a loro, siamo in vantaggio di 1300 gold che non è tantissimo ma è comunque qualcosa, soprattutto per un tempo team come il loro contro lo scaling team avversario. Sì, assolutamente risorse fondamentali, bravissime ancora una volta quelli del team di Spara, anche alle Rendis, buon il roaming appunto allo spawn dell'Herald, si fa trovare un po' fuori posizione di Dara, bravo anche appunto il diavolo andare guarda a ingaggiare proprio. E qui hanno proposto uno swap ma non so se è provvisorio oppure sarà una cosa definitiva, intanto purtroppo il boom spara, attenzione perché qui un pochettino rischia, non ha ancora regolato, non voglio sapere quanti soldi abbia in tasca ma penso almeno 2000, questo mi sembra un po' una trollata che potrei tranquillamente fare, io mi rivedo un po' nella play di Spara, attenzione mid lane viene catturato, Minutes, la CNCC è perfetta, bravo Deidara, forse preso fuori posizione Minutes, non si aspettava magari che ne avesse ancora l'ulti up? Può essere assolutamente. L'angolazione del Rashomon era dritta per dritta. La giungla, d'altro canto, riesce a prenderlo fuori posizione. Forse aveva utilizzato la W. La telecamera non lo inquadrava in quel momento. Possiamo solo ipotizzare. Cerese nella corsa inferiore, non ha problemi a gestire anche l'1v2. Semplicemente pulisce l'onda di servitore. Ian potrebbe essere uguale. Ci vediamo se riusciranno a prendere la kill su quest'ultimo. Flash subito per prevenire qualsiasi pericolo e rischio. Saggia decisione, direi. Anche se comunque Spara non aveva ancora recollato. Intanto in bozza di pressione costante da parte delle Rendis che è tornata in lane per roaming insieme al buon spawn, si prendono una placchetta, quindi sono felici, intanto lei che va, probabilmente non sono sicuro abbia spottato per prima, non una grandissima minaccia onestamente, anche perché già ormai è livello 6, quindi l'engage è facilmente counterabile, vediamo un pochettino, anche Ione si inizia a spostare, quello che è il quadrante inferiore starterà il Drake senza nemmeno avere il jungler dal proprio side, ma semplicemente una tecnica per staccare la propria, qui infatti trova l'ingaggio ottimo sulla botta di un avversario, buono il tornado delle Rendis e anche l'ultimate per spingere via Ione, arriva il flash di Dark Kree, ma forse troppo di più, infatti si girano i membri del team di Parapog, vanno a prendere quella che è la prima kill su Dark Kree, si salva per il rotto della cuffia Ceresio, ma non si salva intanto Deidara che viene catturato da Minus, intanto che è tornato in
corsia centrale. Gravissima giocata per il team di Dara, che cade sotto i colpi del team di Spara. Buonissima rotazione, forse un po' di miscommunication, forse un po' di agitazione, no? Perché questa play di Dara, senza nemmeno l'ultimate up, un po' esagerata, no? Il tuo jungler aveva appena recollato, era lontanissimo da quello che era il possibile fight nel quadrante inferiore, quindi un po' troppo. Due persone che cadono a terra su una play che ha iniziato il team di Deidara. Questa ancora una attenzione, volta una risposta. Però intanto al TP bot arriva Deidara, vuole insistere, trova Spara fuori posizione. Il bulbo. Quindi vedremo se riuscirà a portare senza più flash. Il bulbo viene immobilizzato una volta dalle piante di Mokai, la seconda volta da Mumu. In qualche modo cercherà di scappare, ma no, non sarà sufficiente. Shadow è importantissimo per Deidara, che il flash in vuole anche un'altra uccisione. Non la troverà, non troverà nemmeno il secondo, la seconda attivazione della Kukri. E si salverà anche alle Rendis, anzi solo alle Rendis, perché Spara intanto è caduto dando Shadow a Ione, abbastanza grave, però col team di Spara comunque notevole vantaggio, ha preso anche il drago intanto. Quindi. Esatto, comunque lo scambio va a favore del team di Spara. Con l'azione precedente, ripeto, iniziata dal team di Deidara, quello che è successo sono state due uccisioni pulite, pulite per il team di Sparapow, che poi ne sacrificano una, comunque porta con Shutdown il vantaggio nelle mani del loro team per quel drago, un drago di Extra che è super utile su tutti i loro personaggi. Riduzione di carica su Xante, ne vogliamo parlare, attack speed e riduzione di carica su Graves. Ricordiamo qual è il cooldown della Q di Xante. Qual è il cooldown della Q di Xante? Non lo so, non c'è. Ma non questo c'è. È il punto, non c'è, mannaggia. Non c'è. E poi ovviamente per finire con Vladimir, Ash e Gianna, che hanno assoluta... ringraziano, mettiamolo così, ringraziano per quello che ha ottenuto il loro team. Detto questo, stiamo per chiudere il primo oggetto. Come ben sappiamo, su alcuni di questi personaggi il primo oggetto fa davvero la differenza. Perché vedi, scattivissimo su Ian. Secondo te lo swap è stato fatto per mettere al sicuro Ian o perché era in difficoltà di Dara? Perché di Dara era in difficoltà. Era in difficoltà e sicuramente dalla mille è più facile mettere pressione. Infatti va a invadere, ma attenzione perché spara, invade, trova Darkree. No! Mista l'ultimate in maniera un po' ambigua, mista anche l'auto attacco andando a colpire quella che è la ward, ma non basteranno tutti la questi presace. Errori per il buon... Ma se la merita, perché se sbagli tutte queste cose è schifo onestamente. Cioè, diamola a Spawn che probabilmente carria meglio. Vediamo intanto Spawn, evocato anche l'era di incorsia inferiore. Andranno a conquistare la prima tratta, attenzione perché deve dare nei paraggi. Potrebbe voler contestare le Rendis, potrebbe essere fuori posizione. Arriva l'ultiglione, doggiata con un sidestep, non sono sicuro se è fortuito. Intanto Alerenz bassa di vita, rischia nonostante appunto la ultima istata Deidara riesce a prendere una prima incisione, però bassa di vita, vediamo se Mirus riuscirà a trovare su questo ultimo. Spara flash in avanti, Deidara bassa di vita, cadrà in questo momento anche Ceresio e Matteo sono in pericolo. Ceresio flash out, ma Spawn flash istantaneo per seguire il diretto avversario, trova l'uccisione, la prende intanto Irenis in questa superiore, sarà Scilla giustamente la lane è quella che è. Bravi il team di Spara, bravo anche Deidara che sta tentando in qualche modo di recuperare, forse esagerando un pochettino, perché non mi sembra coordinato con il resto della squadra. E non solo meccanicamente, ma anche come pianificazione delle azioni. Tutti quei cespugli erano vuotati, sapevano benissimo dove stavano combattendo, è inutile che flash oltre il muro, so che sei lì, so che ci andrai e lì ti vado a prendere con gli ultimi colpi, il flash gli permette appunto di raggiungere l'avversario. Dall'altra parte Spawn non ha subito alcun danno, erano ovviamente in minoranza numerica con la prima morte del team di Deidara, eppure cercano lo stesso di forzare azioni. Deft, intendi? Lo vedo bello carico, lo vedo. È proprio lui. Caspita, che performance anche per Spawn. Chiuso il Kraken Slayer, anche primo item chiuso per Vladimir, primo item chiuso per il buon Graves, che ha doppiato intanto il povero Matteo, che questo game lo vediamo un po' sogliola, no? Mi viene a dire, come direbbe il buon Paolo. Posso dire finalmente un game in cui Matteo sembra Matteo? Cacchio, tutto il torneo ha smarfato. Sembrava praticamente Canyon. Ti stai divertendo, stai godendo perché hai perso. No, io sono contentissimo per Matteo se performa, però in questo torneo finora non aveva mai sbagliato un game. Finalmente questo game sta effettivamente soffrendo. Forse ha letto bene Spara la situazione andando appunto a invadere, a mettere pressione. Anche la build mi sembra un po' indecisa, un po'... non lo so, infelice diciamo, ecco. Capito, non ti piace, capita. Sì, assolutamente. Sta cercando di adattarsi a quello che è il flow del game, che al momento li vede decisamente sul gradino inferiore in questo momento. Un vantaggio di 3500 gold, mentre il secondo messaggero della Landa sta venendo acquisito da parte di Sparapow. Soldi che sono ben distribuiti su tutta la squadra. Anche, come dicevamo, un personaggio come Ashe, che viene preso prevalentemente per la sua utility, in questo momento ha a disposizione... Attenzione, Minus trova a cercare un lead su Ian, vediamo un pochettino se sarà sufficiente. Doggia benissimo l'ultimo Seraphim, nonostante il livello di svantaggio va a prendere l'uccisione umiliando quello che è la povera Seraphim di Ian. Bravissimo Minutes, nonostante il livello di era appunto con livello 10 contro livello 11, bravissimo. Davvero disgustoso Vladimir quando riesce a prendere un po' di vantaggio, in particolar modo contro un
un altro personaggio che teoricamente dovrebbe riuscire a gestire quelle che sono le ondate di servitori, ma l'ha diavato senza servitori, quindi che la pulisco non cambia nulla. Nella corsia centrale i tiratori, ovviamente il mid game, si incontrano, dicono beh anche tu qui, sì anch'io qua, e in questo caso vanno a pulire le ondate di servitori per semplicemente tappare il buco dei mid laner che invece vanno in giro per la mappa a divertirsi. Ora secondo Drago in questo momento viene startato dal team di Spara, verrà ovviamente lasciato nelle loro mani anche perché contestare un obiettivo in questo momento con questo di Ringold e follia. Tentano invece una cross map play che è la scelta saggia. Attenzione perché qui Kirin utilizza il TP anche se full vita, potrebbe secondo me gestire il dive anche 1 contro 3 a tutte le risorse up. Vedremo se riusciranno a devare il boom Kirenis, intanto le Rendis nei paraggi, questo dive potrebbe essere pericolosissimo con tutte le risorse up. Parte il dive, vediamo Dedara trova la ultimate su quello che è il diretto avversario, ma arriva alle Rendis con una buona ultima. Intanto spawn ancora una volta dall'altra parte della mappa con uno stordimento perfetto di Dedara che in questo momento cadrà nelle mani di Kirenis. E ancora una volta giocata intelligente da parte del team di Dedara, ma nullificata da una risposta perfetta. Devo dire la verità, Kirin secondo me non se l'è neanche giocata in maniera eccellente perché ha deciso di perdere mezza vita istantaneamente all'inizio del fight contro degli avversari che gliel'avrebbero tolta comunque, quindi ma perché lo fai? Ma va bene così perché il team c'è. Alle rendi là, buongiorno Darky. Salve Darky, catturato fuori posizione da Spawn e Spara, gli intentano ultimate per salvare per un compagno di squadra, ma non sa di essere su stesso in pericolo. Spara, bassissimo di vita, ma paura non ne ha, continua ad andare straight forward anche senza vita, non gli interessa niente, aggressivissimo, cattivissimo, c'è del rancore, tutta la rabbia repressa del game di prima, no? La stanno sfogando nella migliore maniera. Dedara però buon TP, trova l'uccisione su quest'ultimo secondo shutdown è preso su Spara, per cui comunque Ione le risorse ce le ha, vedremo se saranno sufficienti. Intanto Dedara che insiste, vedremo se riuscirà a trovare l'uccisione anche su Kirenis, che però a metà vita con tutte le risorse up, il flash up, gente dasha sul minion, si porta in salvo, arriva anche il tornado di Janna, nessun pericolo, va bene così. Riescono a scappare, come dicevamo, l'avanzare da parte di Sparapo è dato decisamente da quella che era la sua itemizzazione. Era così avanti che sapeva che se tirava un attacco a Ian gli levava il 90% di vita, e quindi che fai? Non vai avanti, certo che vai avanti. Nello stesso modo, sa benissimo dei Dara che un paio di colpi gli permettono di ottenere un'uccisione così golosa. Il teletrasporto vale la pena in questo caso, va a spendere questa risorsa in maniera assolutamente oculata. Dicevamo che l'aiuto è arrivato non solo da parte di Allerendis ma anche da parte di Spawn, che ancora una volta hitta una freccione cruciale, davvero davvero fondamentale. In questo caso il freccione di Spawn, cioè ha giocato così tanto, attenzione l'ultimate di Dara su Minutes, ma bravissimo, pronto nei riflessi, doggia immediatamente l'ultimate avversario andando in pull, per cui nulla di fatto nel chilling. Ci hanno provato ancora una volta dal cespuglio, cercare di prendere di sorpresa gli avversari, ma in questo momento il team di Dara ogni volta che prova a sparare un colpo verso il team avversario lo manca ogni singola volta. Ma Dedara giustamente sta facendo il fattibile, sta provando qualche pick, la sua squadra è in difficoltà, Ian è behind, Matteo è behind, Ceresio la stessa bot, appunto, molto indietro rispetto alla controparte. Il problema di quella comp è una comp che comunque vuole ingaggiare. Quando sei così indietro, ingaggiare è un suicidio. Quindi ti trovi veramente in difficoltà a gestire poi quella che è la pressione degli avversari, che hanno il via libera per andare a invadere la jungle, rubare gli obiettivi. Attenzione perché qui magari il buon Spara e il buon Minus sono isolati. Infatti parte il flash del Kree, ma buono il dodge di Spara con il sidestep. Vedremo se la seconda Q di Kree andrà a segno, non andrà a segno. Purtroppo non sembra essere giornata. Intanto la ultima anche di Spawn, sempre lui, esplode in un nanosecondo. Veramente il povero Kree, che giustamente mancando di HP e di risorse non può far altro che esplodere. Intanto Minutes cerca l'aggressione di Dara, mamma mia, altissimo il danno da parte sua. Vedremo se riuscirà a trovare la kill nell'1 contro 3, ma no, forse esagerò un pochettino. Flash in avanti, ennesimo shutdown nelle mani di Dara, il carry della squadra del team di Dedo, appunto. Ci potrebbe essere una chance, sembra essere imperdibile anche questo, però non lo voglio dire perché qua già il game di prima è successo l'impensabile, quindi non trolliamo anche questo, per favore. Andiamo a game 3, che il game sembrava divertente. Assolutamente, ci stiamo divertendo. Mi state divertendo, ragazzi? Da qua sotto non vi sentiamo, scusate se ve lo chiedo in maniera così veemente, ma vediamo se effettivamente riuscirà a dare nel miracolo. Ha tirato fuori un frammento di infinito da questi shutdown e quello fa davvero la differenza. Vediamo se sarà sufficiente.
seconda tanto torre... torretta si sì, è assediata appunto dal team di Spara. Arriva no, non arriva la carica, perché la partita per un attimo l'ultimista per cui pensavo partissero alla carica all'inseguimento degli avversari. Da dare che però forse vuole insistere, ma vengono spottati appunto dal bulbo, per cui sanno dove sono gli avversari. Non rischiano molto, ma forse rischia il buon Spara, che ricolla in un posto un pochettino ambiguo. Da dare fiuta qualcosa buonissima in altri, da parte sua, che però non connette per un pelo. Buoni riflessi di Spara, bravo però da dare a fiutare appunto il fatto che l'avversario potesse essere lì. Intanto Pyrenees in questa side lane, come se fosse una fiora, continua a menare questa maledetta torre cercando di abbatterla. Forse potrebbe essere il momento di gruppare, ma in realtà il team di Spara comunque non ha fretta, perché scala benissimo. Ha i draghi dalla loro, può aspettare il terzo drago sul point, iniziare a minacciare il barone, per cui aspettano qualche ulteriore spike, come ad esempio quella che è Legend of Night, che vedo appena chiuso per Graze, strumento fondamentale magari per bloccare un CC degli avversari, anche perché comunque la build sei veramente fatto di carta pesta, non so, vieni assolutamente vieni in particolare esplodi. Le spell ad area più importanti sono effettivamente controlli. Abbiamo la suprema da parte di Maokai, abbiamo la suprema da parte di Seraphine, abbiamo la suprema da parte di Amumu, abbiamo la suprema da parte di Yone. Nel momento in cui ne blocchi anche solo uno, ti fai un favore enorme. Terzo drago preso in questo momento dal team di Sparapo, e terzo drago, così come nella partita di prima, ci porta Soul Point, stessa anima del drago della partita di prima. Vedremo se questa volta verrà acquisita e se farà una differenza. Vediamo un pochettino Kyrenees che va a cercare gli avversari, trova Matteo HS, intanto Spara, trova Ceres su fuori posizione, il danno di Spara è veramente enorme, ma arriva appunto a dedare a dare una mano proprio compagno di Spara. Vediamo se basterà, 3 autoattacchi, un autoattacco anzi un ultimate per levare 70% di vita Dedara. Il danno di Graze veramente fuori di testa in questo momento, incontrollabile, e qui vanno a startare e pensa a prendere quello che sarà il Baron appunto di questa partita, perché non credo possano appunto contestare questo obiettivo. C'è Matteo nei paraggi, ma comunque non è il flash, perché è stato costretto a utilizzare quest'ultimo quando ha incontrato Kyrenees nel fiume, ma l'intenzione sembra essere comunque quella di voler contestare, perché sono giustamente disperati, devono provare qualcosa, vedremo se riusciranno. Dedara e Yann con il flank e i teleport, arriva l'ultimate, la parte di Yann forse un po' infelice perché non c'è niente nei paraggi. Matteo non può arrivare nel pit perché non ha il flash, infatti viene conquistato il barone, Cripo riposizione, giustamente tenta Spara, cattivissimo, può, e Spara insegue Matteo, sarà preda facile di 4 attacchi, anzi 5 del buon Spara, che potrebbe andare addirittura per la chiusura in corsia centrale. A questo punto possono esagerare, vedremo se riusciranno a trovare anche Ceresio. E qui hanno tentato giustamente di contestare il Baron, ma non potevano fare molto, anche l'Utidiano un po' infelice. E assedio per l'inibitore, vedremo se riusciranno a conquistare quest'ultimo. Sicuramente ci riusciranno, potrebbero provare la chiusura, non come prima, per favore. Non abbiamo fretta, per favore, recolliamo un attimino, chilliamo. Buone tra nostre persone, Dedara, che è costretto a indietreggiare perché tutti i suoi membri della squadra erano appunto stati sbalzati in aria dal perfetto tornado delle Rendis. Quindi si resetta, non si trolla come prima, per favore, resettiamo, tanto fretta non abbiamo, spendiamo i soldini, rubiamoci anche questo blue buff, perché no? E poi andiamo a chiudere la partita con tutta calma. Kyrenees, che in anni e anni di solo queue, ancora una volta ci mostra le sue meccaniche nell'emoticon, un pollicione da parte di Rammus che dice ok al team di Deidara, ok va bene, avete ultato, ce ne andiamo. va bene, dominazione totale comunque, assolutamente spara veramente su ogni dove, giocata bene. In questo caso ancora una volta hanno preso il bar, hanno pushato la torre della corsia centrale, hanno preso l'inibitore, ma siccome l'hanno fatto in così poco tempo che si possono permettere di recollare e fare un secondo push che probabilmente andrà a colpire la corsia inferiore, no, come ho detto, la superiore. Andiamo in top. Massimo, una lane vale l'altra, tanto il vantaggio accumulato è di 10.000 unità d'oro, triplo drago, veramente oggetti di vantaggio, sì, dappertutto, la giungla è loro, le lane sono loro, decidono di pushare appunto quella che è la corsia superiore. Intanto Dedara fa quel che può, va inside bot lane, si prenderà intanto una piccola bounty, poi recollerà e tenteranno il tutto per tutto, penso andando a teamfightare, immagino, vediamo un pochettino quelle che... anche perché Dedara non è il teleport, perché deve sbrigarsi a recollare, inizia a cassare le regole in questo momento, torre che ovviamente viene lasciata da parte del team Dedara, che non può contestare questo obiettivo. Matteo potrebbe tentare qualcosina a Dedara, forse ancora un po' distante il tornado di Gianna, discreto per appunto fermare l'altro avversario, il engage perfetto, il grid arriva anche all'ultimo calo, l'ultimo Dedara tutte combinate, forse non alla perfezione perché intanto spara, è libero di fare DPS, infatti va a trovare la prima uccisione. Il buon Minutes ancora insistono, andando a flashare appunto nella base avversaria, non trovando particolare successo perché appunto gli avversari non sembrano voler cadere, ma probabilmente sarà la base stessa a cadere sotto e la cade sta attacchi. Gli avversari cade, la prima torre del Nexus viene assediata, in questo momento la seconda, cadrà anche la seconda torre del Nexus, il danno degli avversari non è sufficiente per impedire l'avanzata, viene sbalzata in area Kree, cadrà in questo momento Kree, cadrà anche Matteo HS, boostano un pochettino il TDA, vanno a conquistare quella che è la seconda partita. GG al team di Spara che risponde benissimo.
GG 1-1. Il team di Sparapono si fa mettere i piedi in testa. In questo caso va a dominare questa partita dal primo minuto fino all'ultimo. Dimostra che ha tutte le carte in regola per poter vincere la partita. Così come poteva vincere quella di prima, poteva essere un 2-0. E invece meglio, è un 1-1. Meglio, meglio. Meno male che l'hanno regalata. Forse l'hanno fatta apposta. Ah, abbiamo. Dici che sono loro che l'hanno trollata. Underdog, underdog, ma non sembrava tanto underdog. Che l'hanno trollato loro. Il secondo game l'hanno dominato, per cui a quanto pare i pronostici, no, tutti noi ci sbagliavamo. Assolutamente, ci hanno dimostrato effettivamente quello che sanno fare. Bisogna stare attenti, vanno a scardinare il portone del team avversario nei punti più fragili, quelli dove meno te l'aspetti, eh? No, come tutti, no. Devastati, ma perché è un castello di carte, una volta che togli un pezzo cade tutto il resto, no? Sembrava un po' così. Ma vediamo, in realtà il team di Dara è molto pericoloso. Magari questo che non hanno trovato la draft giusta, la strada giusta, ma vediamo che in tre. Fragola, vedi, è buono, però è cattivissimo quando ci vuole. Non è tossico, è cattivo, che è diverso, e va bene, ci piace così. Va bene, sì. Dovrebbero imparare. L'accetto. Va bene, ragazzi. E per noi, il nostro lavoro in questo caso è finito. Diamo la parola a voi sul pulco. Divertente. Sì, a voi sul palco. E ragazzi, ci vediamo tra poco.